Voltiamo pagina, stretta sui controlli ai bar della Movida a Trieste. Il primo a invocarli è proprio il presidente della categoria dei pubblici esercizi, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è riunito in prefettura a Trieste stamane. Promette più controlli notturni per prevenire appunto, i disordini del sabato sera e anche più pattuglie per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Francesca Terranova. Pugno duro contro baristi e supermercati che vendono alcolici ai minorenni, più controlli giorno e notte, ma soprattutto di notte. A chiederlo è in primis proprio la categoria che rappresenta i pubblici esercizi. Lei viene via Diaz, via Cadorna, d'accordo, e vedrà dei ragazzi a decina, 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 tutti ubriachi. Non è possibile andare avanti così. Poi ci sono certi gestori, dobbiamo dirlo, che addirittura istigano a bere per incassare due soldi. Questo non va bene. Si faccia anche loro un mea culpa, che gestiscano i clienti, che noi gestori siamo responsabili, si chiama pubblico esercizio. C'è bisogno, e questo abbiamo deciso in sede di comitato, di concentrare la presenza delle forze di polizia in queste vie, e quindi abbiamo deciso di rimodulare il piano di controllo del territorio. I servizi notturni sono previsti, saranno controllati anche i locali, i bar, che devono osservare anche il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori. Per un Natale sereno e distanziato, il prefetto di Trieste ha chiesto al Comitato per la Sicurezza ancora più controlli in chiave anticontagio. Se ne fanno 12.000 a settimana, 44 le multe negli ultimi giorni, per lo più a persone che non indossavano la mascherina.